Ragazzi, buongiorno! Cioè, ragazzi, guardate quanto è bello. Loro hanno sicuramente un fisico più avanti del mio, però penso che quando facciano il vacuum guadagnino 10 punti. Anche perché, ragazzi, il vacuum dà quell'effetto di vita stretta e dorso largo che è spettacolare. Poi, ragazzi, cioè, ma quanto è elegante! So che mi si addice decisamente meglio la forza all'estetica. E diciamola tutta, allenare la forza è 100 volte più divertente. Però devo ammettere che mi piacerebbe imparare questa posa. E visto che non richiede troppo impegno, Iniziamo, vediamo cosa succede. Ho capito, c'era un errore. Ragazzi, già il primo giorno avevo più o meno imparato a fare il vacuum. In pratica ho capito subito cosa sbagliavo. Nelle prime serie io tendevo a tirare dentro la pancia inspirando. Quindi buttavo l'aria dentro e buttavo dentro la pancia, un po' come fanno tutti i bambini. Gonfi il petto e sgonfi la pancia. Invece già tra la quarta e la quinta serie ho capito come si facesse. Quindi prima butto fuori l'aria e poi tiro dentro la pancia, diciamo usando i muscoli addominali. In più, oltre a fare il vacuum la mattina, provavo anche a farlo la sera in palestra dopo l'allenamento, perché ragazzi, fare il vacuum da appoggiato su una sedia o in piedi intanto che si posa è completamente un'altra cosa. Ragazzi, buongiorno. Allora, adesso ho intenzione di mostrarvi esattamente cosa ho fatto tutte le mattine di queste 2 settimane. In realtà non tutte le mattine, perché ogni tanto mi sono scordato la mattina e quindi l'ho fatta il pomeriggio a stomaco vuoto, tipo oggi. Non cambia tanto, ragazzi, in realtà basta aspettare 3 ore dopo un pasto e magari andare anche in bagno prima. Comunque vi mostro come faccio. Ragazzi, allora, innanzitutto trovate un appoggio che sia all'altezza del vostro bacino, quindi questa sedia per me è perfetta. Adesso passiamo al vacuum. Gambe larghezza spalle, mi appoggio alla sedia davanti a me con le braccia e faccio questo. Ispiro, butto fuori, inspiro e butto fuori cacciando l'aria prima dalla pancia, così. E da qui buttate in dentro la pancia. Secondi di isometria e poi ritorniamo a respirare normale per 1 minuto. Dopo il minuto si riparte con la serie, tutto questo per 10 volte. Ragazzi, comunque il fatto che io sia in massa mi svantaggia un botto. Secondo me in definizione sarà molto più bella. Parliamo un pochino dei benefici del vacuum. Allora, non serve a dimagrire e non serve ad avere la pancia piatta. Non so grazie a quale legge della scienza, ma ci sono tante persone che lo fanno per dimagrire, ma ovviamente non ha senso. Serve principalmente per un fattore estetico, perché appunto è una posa bella e magari la si allena per portarla in gara. E poi serve ad allenare e a controllare meglio la muscolatura del core. In particolare il muscolo addominale più profondo trasverso dell'addome e gli obliqui interni. Quindi non fate il vacuum perché volete una vita stretta, non serve a nulla. Quindi, alla fine di 2 settimane il mio vacuum come è migliorato? Allora, foto dell'inizio, foto della fine. Ti devo dire che
tanto male non è andata. Soprattutto se consideriamo che sono quasi alla fine della mia fase di massa e non sono pulitissimo. E il vacuum, ragazzi, è bello quando non si ha grasso addominale o comunque poco. Continuerò sicuramente a farlo, magari non tutti i giorni, ma sicuramente quando non ho la mattinata pienissima lo farò. Così magari in definizione riuscirò a fare e a postare qualche foto carina del vacuum. Seguitemi su Instagram a proposito. Lasciate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Dai!